Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia. Oggi parliamo, lo vedete già in sottoimpressione, Adriatico, Mare Nostrum, parliamo cioè del nostro mare Adriatico e lo facciamo con, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il professor Attilio Rinaldi, biologo, docente universitario, ma soprattutto Centro Ricerche Marine di Cesenatico. Io da quando faccio il giornalista, se penso al Centro Ricerche Marittime di Cesenatico, mi viene in mente la sua figura. Grazie, grazie veramente per essere qui con noi. Mare Nostrum, abbiamo scomodato i latini, a dire la verità, i romani parlavano del Mare Nostrum, tutto il Mediterraneo, certo. Perché tutte le terre che si affacciavano sul Mediterraneo erano dell'impero romano, ma noi ci concentriamo sull'Adriatico. Professor Rinaldi, prima di tutto, Centro Ricerche Marine di Cesenatico, cos'è e cosa fa? Ma il Centro Ricerche Marine ha compiuto 50 anni, ben 3 anni fa, quindi è già vecchiotto, vecchiotto diciamo così. Nacque a seguito di un germe seminato da Comune di Cesenatico con l'Università di Bologna. Ecco, da quel germe è nato l'attuale centro, che vede la partecipazione di ben 18 fondatori, tra cui la Regione Emilia-Romagna, fondatore in maggioranza, e soprattutto vede l'unione di 3 entità, che sono Centro Ricerche Marine, che è proprietaria di tutti gli immobili dei laboratori, e che è anche tra l'altro specializzato soprattutto per mandato della Comunità Europea sulle alghe tossiche, microalghe tossiche, quindi quelle che possono, diciamo, conferire patologie all'uomo nel caso di presenze così non monitorate. Poi c'è l'Università di Bologna col corso di laurea in acquacultura, e infine ARPAE col battello oceanografico Daphne, che si occupa dell'oceanografia costiera, il monitoraggio, certo. Eccetera, eccetera. Quindi 3 entità che, pur appartenendo a amministrazioni diverse, collaborano laddove c'è interesse a collaborare. Sono alleati per studiare, certo, il mare e tutto. Prepariamo progetti comunitari assieme, qualche volta vanno bene, altre volte non vanno bene, certo, ma questo ovvio. Sta nelle cose. Soprattutto interagiscono in maniera molto efficace, a mio avviso, e questa è una grande forza, una grande forza. Quindi nel loro insieme una quarantina di ricercatori, più amministrativi, certo, professori universitari per quanto riguarda un il corso centro di laurea. Di assoluto livello. Lei, professore, glielo dico io, lei viene considerato il massimo esperto mondiale per quanto riguarda l'Adriatico, perché esatto. Quello lo conosce come le sue tasche. Allora, troppo buoni. Ce lo dica un po', come sta il nostro mare Adriatico? Ma il mare Adriatico è un emblema, nel senso che ha avuto problemi seri negli anni 60, 70 e 80, ecco, quello è stato il periodo critico, dove avevamo un fenomeno di eutrofizzazione acuta. Che cosa vuol dire eutrofizzazione? Vuol dire presenza di sali di azoto, fosforo soprattutto, che alimentavano le alghe, ecco. Sia le microalghe, quindi organismi fitoplanctonici, quindi sì, monocellulari non visibili, sia le macroalghe. Quindi c'era una fertilizzazione indotta dall'uomo attraverso le sue attività, che conferiva verso il mare azoto e fosforo, e la componente vegetale, in questo caso le alghe, esplodevano. Assumevano, concimati, in parola. Esatto, una sorta di fertilizzazione indotta, involontaria se vogliamo, ecco. Certo. Alla luce di quello si corse ai ripari con tutta una serie di iniziative, tali per cui, ad esempio, vennero aboliti i fosfati nei detersivi. Questo avvenne nel 1990 del passato secolo. La Comunità Europea sta iniziando la stessa procedura a partire dal 2013, quindi ben 23 anni dopo. Vennero ridotti i fertilizzanti, perché ci si rese conto che venivano dati in eccesso. E visto che costano fertilizzanti, quindi anche per gli imprenditori agricoli non era vantaggioso questo atteggiamento. Quindi in Emilia-Romagna, ma anche in altre regioni, vennero addestrati dai consulenti che giravano per le aziende agricole per consigliare agli imprenditori agricoli come utilizzare al meglio queste sostanze. E oggi devo dire che i fertilizzanti vengono usati molto meno, in quantità giuste, non in eccesso. E anche questo porta ad un miglioramento. Poi la depurazione, ecco. Depurazione costiera, ma non solo, dove si abbatte il fosforo per via chimica nelle acque in uscita, nelle acque depurate, in modo tale che non arrivino poi al mare.
Milano nel frattempo. Professore, se non sbaglio, il nodo cruciale era poi quello di Milano, sì, dal punto di vista dell'inquinamento, certo, provocato dall'uomo. Milano ha una storia a sé, perché fino al 2005, anno in cui vennero costruiti ben 3 depuratori nella fascia meridionale di Milano, e Seveso, l'Olona, i fiumi, certo, allora fiumi famelici, no? Erano parecchio, certo, inquinati, migliorarono a seguito delle stazioni, quindi anche Milano con questi 3 depuratori ha migliorato, diciamo, i suoi reflui. Quindi Torino nel frattempo con il depuratore di Pozzangone, anch'esso Torino è iniziato molto prima di Milano, quindi diciamo che tra depurazione, minore uso di fertilizzanti, azzeramento del fosfo detersivi, la situazione... Insomma, il Po non è più quel grande inquinatore che era negli anni 70? No, è migliorato, devo dire che è migliorato, gli stessi, diciamo... pescatori di Goro lo riconoscono, cioè quelli che tutti i giorni sono esatto, in mare, se ne sono accorti, lo riconoscono, e non a caso le 17.000 tonnellate di vongole veraci prodotte nella sacca di Goro sono un segnale positivo certo, anche certo, al fatto che poi è migliorato. Senta, e le mucillagini, che non c'entrano niente mi risulta con l'eutrofizzazione? No, la mucillagine è un fenomeno che c'è sempre stato, in letteratura si trovano almeno 40 testimonianze a partire dal 1749, quando la prima, non inquinavano ovviamente. La prima testimonianza, è un fenomeno che si ripete, che riguarda molti mari del mondo. In Adriatico purtroppo, essendo un mare poco profondo e che in estate si scalda più degli altri, le mucillagini tendono ad affiorare e quindi si vedono. In Tirreno, ai canali di Sicilia, in Sardegna, in Grecia, in Spagna, raramente vengono a galla, rimangono in profondità. Certo, certo. Se ne accorgono i pescatori, che le reti si imbrattano di questo materiale, quindi non pescano, ma a galla in spiaggia non arrivano. Nell'Adriatico, purtroppo, per quelle condizioni, spesso arrivano in spiaggia con dei danni all'immagine. Al turismo soprattutto. Sì, certo. E si può fare qualcosa? Voi studiate da decenni questi fenomeni? No, dal mio punto di vista, per quanto riguarda le mucillagini, non c'è rimedio. Dipende dall'intersecarsi di più fattori, condizioni climatiche, diminuzione della corrente, inverni miti, quindi con poche mareggiate, cose di questo genere. Sulle mucillagini, tra l'altro, venne lanciato un progetto molto importante negli anni... alla fine del Novecento, 1997-2002, in quel periodo lì, 2001, dove ben 26 istituti parteciparono a un progetto di studio sulle mucillagini, 125 ricercatori di tutta l'area croata, ma anche nel Tirreno, perché le avevamo anche in Sicilia, Canale di Sicilia, certo, e così via, e siamo arrivati alle conclusioni che non... si tratta di un fenomeno naturale che si ripete di tanto in tanto. Il fatto che viene da lontano come testimonianza addirittura al 1700 dimostra questo. Oggi conosciamo l'80% di questo fenomeno delle mucillagini, grazie anche a quel progetto. Rimane un 20% su questioni legate all'organismo che produce queste mucillagini, che non si capisce bene, perché scompare per 20 anni, poi riappare. E quindi capire, non si capisce il perché, insomma. Non si capisce il perché, si chiama Vognaulas fragilis, che crea lo stesso problema in Nuova Zelanda, in Spagna, in Grecia, in California, eccetera, eccetera. Quindi quali sono le condizioni ecologiche che lo fanno esplodere? Dopo anni e anni di latenza, e su quello abbiamo qualche punto di domanda ancora. I ricercatori ricercano ovviamente, certo, anche quello. Senta professore, io devo dire da frequentatore che sono un po' di anni che trovo l'acqua del mare Adriatico particolarmente limpida, bella, gustoso farci il bagno, come mai? Tutti pensano... Ma mediamente poi vi possono essere casi, perché l'eutrofizzazione è stata fortemente ridotta, ma qui e là ancora abbiamo di quest'anno tanto in tanto... Quest'anno è successo qualcosina. Sì, però teniamo presente che l'Adriatico nord-occidentale riceve le acque dal Po, di tutti gli altri fiumi che, certo, drenano il bacino padano, quindi è naturale che l'Adriatico manifesti a volte torbidità, acque un po' colorate, così lo è sempre stato. Certo, certo, certo. Il D'Annunzio lo definisce nell'Alcione Adriatico verde, no? Certo. Perché appunto aveva questa caratteristica.
chi vuole acque estremamente trasparenti, lo dico subito, vado in Sardegna, vado altrove, perché dove c'è roccia, insomma. Sì, dove soprattutto arrivano acque fluviali con i suoi nutrienti che possono qualche volta. L'Adriatico è quello, è così. L'acqua dell'Adriatico negli ultimi anni è migliorata parecchio. Poi c'è la parte più settentrionale, quella più vicino al Po, dove le condizioni sono diverse, certo, rispetto a Rimini Cattolica, se non, ecco. Però anche in quel caso là è una condizione fisiologica. Certo. Però devo dire che in questi ultimi anni, forse anche a causa di una certa qualsiccità, e quindi il Po, certo, che ha portato giù meno acqua, l'acqua dell'Adriatico è decisamente bella, limpida, sì, trasparente. Sì, indubbiamente non ci possiamo lamentare più di tanto, diciamo così. E anche il turismo, vedo, ne ha attinto aspetti decisamente positivi. Parliamo adesso però di un altro grande problema, la plastica. Io ho partecipato a un vostro convegno, legato anche a un premio dato alla nostra collega, e mi risulta una cosa abbastanza così inquietante. Stiamo mangiando la plastica che buttiamo via? quello è una delle... Se dovessi riassumere in un concetto molto più quasi uno slogan, il problema dei mari e degli oceani oggi sono sostanzialmente due. Uno è l'eccessivo sforzo di pesca e l'altro è l'accumulo di materiale plastico. Qual è il problema? Che la plastica ha dei tempi di degrado lunghissimi, eterni, se confrontati con i cicli biologici degli organismi, uomo compreso. Certo. Una bottiglietta di plastica che noi utilizziamo un quarto d'ora, finché non l'abbiamo finita poi la buttiamo, magari da riciclare, questo è sperabile, oppure addirittura nell'ambiente. Quella nell'ambiente dura decine di anni prima di essere, diciamo, neutralizzata attraverso i raggi del sole, le intemperie e cose di questo genere. E questa sua durabilità provoca grandi accumuli. Oggi ne abbiamo tantissima nei mari e negli oceani. Ed è un problema perché, ad esempio, nelle microplastiche spesso vengono poi assorbite da organismi che noi mangiamo, ad esempio pensiamo alle cozze, pensiamo che è un filtratore, quindi conserva all'interno del suo stomaco, del suo sistema gastrointestinale microplastiche, quindi ce le mangiamo. Sì, perché, se ho capito male, professore, questi pesci, questi organismi accumulano plastica proprio al proprio interno, nella, certo, propria carne. Certo. Poi noi andiamo a mangiare il pesce, automaticamente mangiamo plastica. Ecco, c'è da dire questo, che tutto sommato la plastica poi transita come sostanza, sì, inerte, insomma, sì, non è che rimane. Però nelle plastiche, la plastica negli ambienti acquei tende ad assorbire molecole anche pericolose, quindi un minimo di pericolosità l'abbiamo soprattutto se aumenterà questo. Quello che dico, ad esempio, ai miei studenti, ricordate che tutto quello che buttiamo nell'aria, nel suolo o nell'acqua, però poi ce lo respiriamo, lo smog, ad esempio, sì, ce lo mangiamo, anche come in questo caso, o ce lo beviamo, l'inquinamento delle acque, insomma, ecco, quindi... Ci ritorna tutto. L'uomo deve, in un certo qual modo, senz'altro fare dei passi in avanti sulla sostenibilità, soprattutto sull'emissione all'ambiente di sostanze inquinanti e quant'altro. Ma soprattutto per quanto riguarda le plastiche, a soffrire sono soprattutto gli organismi marini, i grossi cetacei, le tartarughe, spesso soffocano, rimangono imprigionate nelle reti perse, il capodoglio, gli ultimi spiaggiati hanno... Vi sono delle quantità nello stomaco di capodoglio di plastica tali da provocare blocchi intestinali. Ecco, si sa anche il motivo perché il capodoglio mangia la plastica, insomma. Questo è un animale che va a pescare e mangiare a 400-500 metri di profondità al buio. Per individuare i calamari mette un segnale sonoro, una eco attraverso il suo sistema, e l'eco che ritorna viene concepita come una preda. Esatto. Spesso quello che ritorna non è un calamaro, ma un sacco di plastica fluttuante. Poverino, si mangia l'intero e lui sacco. Eh,
Tra l'altro la plastica che sta in mare molto tempo prende anche il sapore del mare. E quindi diciamo quindi viene confuso. Lo inganna due volte. Sì, perché attorno alla plastica si creano dei film microalgali, batterici, che sono quelli tipici dell'ambiente marino, quindi vengono... porta questi mali a confondere quella cosa come qualcosa di commestibile. Usciamo un attimo, professore, dal mare Adriatico, non so se è così una cosa un po' campata per l'aria o meno, ma esistono queste vere e proprie isole di plastica di dimensioni gigantesche negli oceani? Ma, o è un fake news, come si suol dire? No, ci sono delle zone dove per il gioco delle correnti si creano dei vortici. Quindi questo materiale tende ad essere aggregato in vaste aree dove ne hai tanta. Poi ovviamente spesso è sotto la superficie del mare, non la vedi, a volte invece superficie, però posso testimoniare che soprattutto in certe parti del mondo, soprattutto nelle zone dell'Indonesia, delle Filippine, dove c'è un uso diciamo poco evoluto di smaltire i rifiuti, non fanno il riciclo. Soldi di rifiuti plastici te li trovi un po' dappertutto. Le spiagge deserte completamente disabitate su isole ricoperte di plastica, e vai a riva e trovi spanne e spanne di plastica in altezza perché appunto sono le correnti che la buttano, le buttano su quelle spiagge, e la sua durabilità tende a far sì che questo materiale poi si accumula nel tempo. Certo. Ed è una cosa ovvio. Che colpisce, diciamo così. Lei ha parlato già introdotto la mia prossima domanda, e cioè la fauna ittica. Il mare, non solo l'Adriatico, il mare nostro, ma un po' tutti i mari sono sempre più poveri, mi risulta. È così? Sì, questo è un altro dei problemi che riguardano i rapporti tra uomo e oceani e mare, è un problema mondiale. Tutti i ricercatori individuano nel declino delle risorse ittiche una delle preoccupazioni più consistenti. Lo sforzo di pesca, se uno guarda certi grafici che si possono trovare anche su internet, dalla metà del Novecento fino agli anni 70 ha mostrato un incremento. Dagli anni 80 ai giorni d'oggi c'è un plateau, perché di fatto il mare non è più in grado di soddisfare la domanda. Oggi paesi importanti come la Cina, l'India, i cinesi non si accontentano più, come sappiamo, di una ciotola di riso. Anche loro hanno fatto dei passi in avanti in termini di tenore di vita e vogliono un alimento di qualità, e l'alimento di qualità spesso arriva dal mare. E quindi lo sforzo di pesca da parte di questi paesi emergenti ed è complicato. Ecco. E visto che il mare non può più dare pesce selvatico oltre un certo limite, si coltiva. È aumentata in maniera quasi esponenziale l'acquacoltura. L'acquacoltura, certo, gli allevamenti di... Allevamenti di pesce, le spigole orate che noi troviamo nella grande distribuzione, che hanno il cartellino piantato nella branchia, quelli vengono tutti dall'acquacoltura. Sono anche buoni, di qualità, sia ben chiaro. Non come quelli selvatici, ovviamente. No, è chiaro, insomma, costano la metà di quelli selvatici, tanto anche meno. Molto meno a volte, una spigola selvatica costa rispetto a una spigola allevata almeno tre volte di più, che questo è noto, insomma. Certo. D'altronde il processo dell'allevamento del pesce ormai è un processo industriale, insomma, si producono quantità notevoli alimentando questi pesci con mangimi, eccetera, eccetera. E mi sembra che aumentino anche le specie che sono allevabili. Certo. All'inizio magari erano solo due o tre, adesso anche grazie ai vostri studi su come si comportano i pesci. Certo. Ma ad esempio la Cina, l'Italia produce circa 1,5 milioni di tonnellate all'anno di pesce dall'acquacoltura, pesce e molluschi. La Cina 21 milioni di tonnellate all'anno. Più della metà sono d'acqua dolce, carpe, eccetera, e tante altre specie. Di quel tipo di pesce. Poi anche loro allevano molto pesce marino, nelle lagune, quindi
È l'unico modo per soddisfare la domanda. Il pesce selvatico non basta più. Non basta più. Professore, e nell'Adriatico, nel nostro mare, come andiamo con le pesce? Ma non è molto difforme. Anche noi, oltre il 50% dello sbarcato è di prodotto allevato, ma non pesce. Nell'Adriatico allevamenti di pesce non ce ne sono, nella parte italiana. Certo. Soprattutto se si guarda il Conero fino a Trieste non c'è un allevamento di pesce. Lo alleviamo nelle lagune, nelle sacca, lo alleviamo nel valico macchio, nelle lagune, lo stesso nelle lagune di Grado si alleva pesce, eccetera, eccetera. Molluschi siamo i più grossi come Emilia Romagna, i più grossi produttori italiani, soprattutto di cozze, con 24-25 mila tonnellate all'anno di mitili, 17 mila tonnellate all'anno di vongole veraci nella sacca di Goro. Il Veneto ne ha un po' di più, siamo sui 18 mila tonnellate all'anno, quindi se sommiamo vongole a cozze, che conferiamo poi a terra sul commercio, certo, superano il pesce selvatico. E questi allevamenti dal punto di vista della qualità, insomma, perché abbiamo parlato inquinamento, eccetera, eccetera, com'è la qualità? Voi che li studiate tutti i giorni? Buona, direi, perché teniamo conto che, ad esempio, gli allevamenti di mitili, in Emilia Romagna ce ne sono 28, sono tutti attorno alle 3 miglia dalla costa. Quindi in acque libere, pulite? In acque abbastanza, anzi, che definirei. È ideale l'allevamento dei bivalvi perché loro si nutrono di fitoplancton, no? Che filtrano dall'acqua. Il mare Adriatico è ricco di fitoplancton, quindi crescono in fretta. In 6 mesi, un anno, un mitile diventa commerciale, commerciabile, certo, che raggiunge 6-7 centimetri. Ed è una fonte di ricchezza. Molti pescatori sono trasformati in allevatori del mare. Meno pescherecci e più allevamenti. Riducendo anche lo sforzo di pesca, questo è stato positivo. E il mitico pesce azzurro ce n'è ancora in giro nell'Adriatico? Sì, ce n'è ancora, meno di un tempo. La cosa strana è che sono diminuite anche un po' le taglie. Sono leggermente più piccoli rispetto agli anni 60-70. Su questo sono diverse ipotesi e teorie, comunque questo, ecco, il pesce azzurro c'è ancora abbondante. Il segreto sta proprio qui, ci dovremmo abituare a mangiare pesce piccolo. Pesce piccolo, non certo. Tipo pesce azzurro, triglie nelle sue stagioni, abbonda di triglie l'Adriatico nel periodo che va dall'estate all'autunno, inverno, costa poco, si prepara in mille modi. Tra l'altro tra di noi campa molto meno, una alice campa 5-6 anni, lo stesso sardina, non fa neanche in tempo ad accumulare inquinanti, come esempio con il tonno di 300 kg. Il famoso pesce azzurro, oltre all'omega 3 e tutto più sano, il resto, è un pesce complessivamente più sano, sì, di quelli grossi che girano. E poi non costa nulla. Costa pochissimo, lo vediamo in pescheria, lo troviamo, certo, 4-5 euro al chilo, insomma. E il fermo pesca è quando per legge i pescatori non possono uscire, vengono indennizzati dallo Stato, certo, perché mancato guadagno, però il periodo in cui tenere fermi i pescherecci, lei che cosa ne pensa? Ma il fermo pesca, a mio giudizio, è positivo, nel senso che non pescare per 40 giorni all'anno e poi per i successivi mesi pescare solo 3 giorni alla settimana, ecco, è senz'altro positivo. Su questo, cioè, la fauna su questo può crescere. Però ad esempio, per quanto suggerirei, ad esempio, per quanto riguarda la cattura del pesce azzurro, la pesca del pesce azzurro, che si pratica con le cosiddette volanti, che sono barche specializzate in questo. In questa forma sono due barche che traino una grossa rete, ovvio. Non sul fondo ma dove vedono, dove individuano, cioè, il branco di pesci. Anticiperei alla primavera. Così in estate avremo il pesce mangiare, il pesce fresco. Sì. Perché invece, com'è adesso, durante proprio il periodo di maggiore presenza turistica, il pesce dell'Adriatico non è pescabile, diciamo. Sì, se non dalla piccola pesca, reti di posta, ma non è sufficiente. Quindi quello che troviamo nei ristoranti e nelle pescherie viene da altre parti, diciamo. In genere sì, se non quello, come dicevo, delle reti di posta, ma non è
non so quantità sì, in grado di soddisfare. Ecco. Sì. Quindi spostare il fermo delle volanti in primavera quando alcune specie di pesce azzurro si riproducono sarebbe più efficace. Certo. Ecco. Adesso parliamo un attimo di tartaruga, perché in questi ultimi anni sta emergendo, e ne abbiamo parlato spesso anche noi giornalisti, un fenomeno un po' strano, cioè le tartarughe marine vengono, diciamo così, aggredite dai balani o denti di cane, mi sembra che sia il nome più corretto, sì, cioè questi crostacei che gli si attaccano addosso, addirittura ricoprono, vediamo qui delle immagini abbastanza significative, ricoprono questi animali che poi o muoiono oppure sono in grave forma di deperimento. Siete riusciti a capire come mai c'è questa recrudescenza di questo fenomeno? Ma recrudescenza non direi, c'è sempre stato la questione. Ce ne siamo accorti solo ultimamente. Sì, diciamo così. In genere la tartaruga sta nei rari casi, che abbiamo riscontrato qualche anno fa un evento di quel genere, non muore per la presenza di balani. La tartaruga è un animale che nuota lentamente, non è in questo caso, ecco, questo è uno di quei casi estremi, sì. Ma in una condizione normale come è questa, quello che cioè vediamo, c'è su qualche dente ecco, di cane, questo non comporta, diciamo, danni particolarmente rilevanti alla tartaruga. In certi anni però abbiamo visto una tartaruga, soprattutto giovani, interamente ricoperte, sì, di balani, esatto. E in quel caso lì il problema c'è, però sono casi estremamente rari. Mm-hmm. Estremamente rari. Succede perché i balani non sono altro che crostacei trasformati in una sorta di ventosa, certo. È una cosa un po' strana, però sono crostacei a tutti gli effetti, con le loro zampette trasformate in cire catturano il plancton e così via. In certi anni abbiamo visto che soprattutto negli inverni miti e così via si hanno grandi sciamature di larve di questi organismi. Ho capito. E quando una tartaruga transita in quelle acque loro si attaccano ovunque. Certo. Abbiamo visto in certi casi, soprattutto in esemplari giovani, questo le ricopriva talmente, compresi gli occhi, la bocca e quant'altro, al punto tale da metterli in difficoltà, con anche casi di morte, ma sono estremamente rari. Estremamente rari, non dobbiamo preoccuparci, noi e soprattutto le tartarughe, possiamo stare relativamente tranquilli. Professore, siamo arrivati quasi al termine di questa interessantissima chiacchierata, io la disturberò ancora più avanti per parlare sempre di altri argomenti. Voi ovviamente come Centro Ricerche Marine fate ricerche di altissimo livello, di altissima qualità, molto sofisticate, però giustamente pubblicate anche cose, diciamo così, più terra a terra, uso questo termine. Certo. Quest'estate ad esempio ho ricevuto, la ringrazio, questi 9 dépliants, chiamiamolo così, che in realtà sono delle mini guide per tutto quello che c'è dentro nel mare Adriatico, le tartarughe, le conchiglie, i cetacei, le specie aliene, gli uccelli, gli squali, meduse, alghe, crostacei, insomma sono 9 interessantissimi dépliants dove c'è proprio dentro tutto viene spiegato in maniera molto semplice. Dove si trovano questi dépliants? Ma quelli sono, diciamo, il frutto di un progetto di ricerca di educazione ambientale promosso dalla Regione Emilia-Romagna. La gestione viene affidata a ARPAE, l'Agenzia Regionale, certo, per l'Ambiente. Noi abbiamo fatto una proposta di progetto, c'è stato, diciamo, è stato approvato, che consiste nel ricevere scolaresche, parlare a loro di mare, ogni tanto magari fa iniziative come il rilascio di una tartaruga recuperata, quindi molto bello, questo grazie anche a Fondazione Cetacea di Riccione che partecipa a questo progetto CERS Polo Adriatico. E da un po' di tempo abbiamo iniziato anche a pubblicare delle brochure, dei dépliants di quel genere. Che immagino mandiamo negli stabilimenti balneari, insomma sulla riviera. Abbiamo fatto iniziative negli stabilimenti balneari, in alcuni alberghi ne hanno richieste, nelle scuole di primo e secondo grado. Lo scopo è quello di parlare un po' anche della biodiversità dell'Adriatico. L'Adriatico ha una biodiversità molto elevata, contrariamente a quello che magari molti possono pensare. E questo materiale appunto è una testimonianza di questa condizione.
Professore, grazie per le tante cose interessanti che ci ha detto. Il Mare Nostrum, da quello che ho capito, non sta male, insomma, ecco. No, direi di no. Quindi possiamo essere fiduciosi sul suo futuro, che ovviamente sarà dei prossimi millenni. Voi intanto però continuate tutte le vostre ricerche, mi raccomando, perché più ne sappiamo, meglio è. Grazie ancora, professor Attilio Rinaldi, e grazie a tutti voi che ci avete seguito.